Le principali estinzioni di massa. Amici di SOS Sapere Scienza, oggi parleremo di un tema che ci riguarda molto da vicino, la vita. La vita sul pianeta Terra ha avuto differenti fasi di sviluppo, fasi rigogliose caratterizzate da una grandissima diversità biologica, oppure fasi di sviluppo difficili e terribili, con estinzioni che coinvolsero soltanto particolari specie viventi, oppure interi ecosistemi, fino alle incredibili estinzioni di massa. Contrariamente a quanto si possa credere, l'estinzione non è un fenomeno inusuale, ma fa parte della normale evoluzione della vita sulla Terra. Considerate che attualmente ben il 99,5% delle specie viventi mai esistite si sono estinte, scomparendo dal nostro pianeta. Esiste dunque un naturale turnover tra specie vecchie e specie nuove, per cui ognuna di essa rivela un'esistenza variabile da un milione a pochi milioni di anni. Un'estinzione si definisce selettiva se determinate specie scompaiono a vantaggio di altre. Più in particolare, un'estinzione può avvenire con sostituzione, come nel caso del tilacino, che in Australia si è estinto a favore del dingo. Oppure, un'estinzione può avvenire senza sostituzione. È il caso dei trilobiti, che scomparsi nel periodo del tardo Permiano, hanno lasciato la propria nicchia ecologica non occupata da altre specie. Quando molte specie scompaiono contemporaneamente, si parla di estinzione di massa. Se un'estinzione di massa avviene in poche migliaia di anni, si parla di estinzione catastrofica. Nella storia della vita sulla Terra ci sono state 5 principali estinzioni di massa riconosciute dalla comunità scientifica, note come Big Five. Vediamo brevemente quando sono avvenute e perché. La prima grande estinzione, rilevata 450 milioni di anni fa, a cavallo del periodo Ordoviciano e del Siluriano, è avvenuta in un periodo di pochi milioni di anni, causando l'estinzione di circa l'85% delle specie che vivevano, in particolar modo, nei bassi fondali marini. La principale causa di tale estinzione è da attribuirsi all'attraversamento di un'importante fase glaciale. Vi sono prove geologiche di masse di ghiaccio galleggiante alle medie latitudini e di depositi glaciali in prossimità dell'equatore. Ciò che causò direttamente l'estinzione non fu tanto il calo delle temperature medie o la presenza di ghiaccio continentale, quanto l'abbassamento di livello degli oceani dovuto al consistente sviluppo di calotte glaciali. Tale abbassamento distrusse interi ecosistemi prossimi alle zone continentali, causando la prima grande estinzione da noi osservata nella storia del nostro pianeta. La seconda grande estinzione avvenne, invece, in corrispondenza del periodo Devoniano superiore, circa 377 milioni di anni fa. L'estinzione colpì l'82% delle specie viventi, sempre principalmente marine, ed in particolare gli organismi costruttori di scogliere. Questa estinzione, che è sempre da attribuirsi a cambiamenti climatici e fasi glaciali particolarmente intensi, è avvenuta in un periodo relativamente lungo, di circa 3 milioni di anni. La terza grande estinzione colpì gli esseri viventi della Terra circa 251 milioni di anni fa, tra il Permiano e il Triassico, quando le masse continentali si organizzarono in un'unica e grande Pangea. Considerata come la più catastrofica di tutte, in quanto avvenuta in periodi rapidissimi, questa estinzione di massa fu probabilmente causata dalla formazione di estese calotte glaciali che, come già riscontrato 450 milioni di anni fa, causarono il prosciugamento dei mari epicontinentali, distruggendo le comunità viventi di scogliera. Nel registro fossile non si osservano organismi biocostruttori per ben 10 milioni di anni successivi. La recente scoperta in Australia di un probabile cratere da impatto, largo 120 km, ha tuttavia elevato a una nuova possibile causa di questa terza estinzione la collisione del pianeta Terra con un corpo extraterrestre. Un altro ipotetico cratere da impatto è stato osservato anche in Antartide. Noto quest'ultimo come cratere della Terra di Wilkes, possiede un diametro di ben 500 km, 6 volte superiore al cratere di Chicxulub, famoso per essere l'artefice dell'estinzione dei dinosauri. L'ipotesi della collisione, attualmente ancora poco accreditata, è da contrapporsi ad altre possibili ed ulteriori cause d'estinzione, come quella di origine vulcanica. Si è infatti ipotizzata un'intensa attività vulcanica legata al periodo d'estinzione in esame, che ad esempio vede coinvolto il cosiddetto trappo siberiano, ove è osservabile una colata basaltica con estensione di ben oltre 2,5 milioni di chilometri quadrati per uno spessore di 4 km,
L'intensa attività vulcanica avrebbe liberato anidride carbonica in atmosfera, creando eventi anossici nei mari con conseguente estinzione di massa delle specie viventi coinvolte. Proseguendo nel nostro percorso storico, la quarta grande estinzione, avvenuta circa 203 milioni di anni fa, è nota come evento triassico-giurassico. Le sue cause sono da attribuirsi a molteplici fattori, quali cambiamenti climatici ed impatti con corpi extraterrestri. Quello che è noto è che la temperatura media del pianeta risultava di 5 gradi superiore al periodo precedente e le masse continentali erano desertiche. Importanti eventi anossici hanno provocato la morte di molte specie marine, causando l'estinzione dell'84% degli organismi bivalvi ed in generale del 76% delle specie viventi. Tra le grandi estinzioni, questa è considerata la minore, al punto tale che molti studiosi parlano soltanto di Big Four, quattro grandi estinzioni, escludendo questa dalle altre. Concludiamo con la quinta ed ultima grande estinzione, quella del Cretaceo Terziario, avvenuta circa 66 milioni di anni fa. Questo evento è noto per essere l'artefice dell'estinzione dei famosi dinosauri. In questo caso si stima la scomparsa del 76% delle specie viventi sulla Terra a quei tempi. La causa è da attribuirsi all'impatto di un asteroide col nostro pianeta e tra gli indizi a favore vi è principalmente la concentrazione di iridio negli strati geologici di età affine. Esso risulta arricchito da 20 a 160 volte più del normale. Tale concentrazione anomala è stata ricondotta a materiale portato da corpi extraterrestri. La veridicità di tale ipotesi è avvalorata anche dal cratere da impatto scoperto nello Yucatan, che prende il nome dal villaggio vicino di Chicxulub, e di cui abbiamo già accennato. Con un diametro di 150 km, molti studiosi sostengono che tale misurazione corrisponda, tuttavia, soltanto alla traccia di una parete interna del cratere originale, per cui il diametro reale effettivo si eleverebbe a ben 300 km. L'impatto con un così grande meteorite avrebbe generato un'onda oceanica di altezza superiore ai 500 metri, liberando anidride carbonica ed ossidi di zolfo, con conseguente formazione di piogge acide. Le polveri alzate in atmosfera avrebbero oscurato il Sole, causando un considerevole abbassamento di temperatura sulla Terra ed inibendo i processi di fotosintesi per alcuni anni. Recentemente sono stati scoperti altri crateri da impatto di età compatibile con questa quinta grande estinzione. Si è quindi avanzata l'ipotesi che l'impatto possa essere stato multiplo oppure occorso in una fascia di tempo relativamente ristretta. Le cinque grandi estinzioni, eventi tanto terribili quanto rilevanti per l'evoluzione della vita sulla Terra. Altre estinzioni minori si sono intervallate in periodi di tempo più o meno lunghi nel corso dei tempi. Quando sarà la prossima fase di estinzione? È forse in qualche modo già iniziata? Scriveteci nei commenti cosa ne pensate e se vi è piaciuto il video lasciateci un like. Un saluto da SOS Sapere o Scienza.